Buongiorno, sono le 12, le breaking news. Sequestrato l'impianto Isotar dei Gioia del Colle nel Barese, l'impianto che avrebbe dovuto trasformare rifiuti in energia pulita, utilizzava rifiuti pericolosi, tra cui anche materiale cancerogeno e capace di alterare il DNA dei feti. Arrestati a Bari un 31enne pregiudicato e la nonna 76enne con l'accusa di spaccio e detenzione di droga. L'uomo ora è in carcere mentre l'anziana si trova agli arresti domiciliari. Si è costituito l'uomo che il 14 febbraio nelle campagne del Tarantino aveva sparato colpi di pistola contro due persone sorprese a rubare ferraglia. Si tratta di Quintino Pianello, 68 anni, con precedenti. 21 anni prima aveva tentato di uccidere il fratello accoltellandolo. Sono orgoglioso di voi, questo è il messaggio rivolto dal governatore della Puglia Emiliano agli studenti della scuola alberghiera Pertini di Brindisi. Gli studenti scesero in piazza per esprimere solidarietà a un compagno offeso da scritte omofobe comparse sui muri della scuola. Si terrà a Bari dal 28 al 31 marzo la Bodies Exhibition, una collezione di 250 pezzi di corpi umani cristallizzati nel tempo grazie a un materiale speciale. La mostra, che sta sollevando polemiche, avrà una sezione dedicata ai tumori per capire come si insidiano nel corpo umano. La compagnia aerea EasyJet attiverà un nuovo volo Bari-Nantes. Dal 24 giugno al 29 agosto, il lunedì e il giovedì, sarà possibile volare da Bari verso il capoluogo della Loira in poco più di 2 ore. I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia. Per il momento è tutto, l'appuntamento con i Breaking News torna alle 13.